bentornati nel canale Casa Superstar. Questi video mi piacciono perché in un canale come Casa Superstar, che è un canale fatto pressoché di tutorial, questi video ci permettono di chiacchierare un po'. E diciamo che Casa Superstar è proprio il concetto di casa, di tutto quello che gira attorno alla casa. Per cui sentiti questa: ci giriamo un video in cucina facendo due chiacchiere. Stupendo! Ho trovato questo elenco di domande, di argomenti nel canale Il Goloso Mangiar Sano. Il piatto a cui non rinunceresti mai? Io non ho un cibo preferito. Dire che a me piace qualche cosa in particolare, secondo me, significa proprio svilire il concetto del cibo. Quindi non c'è una cosa che mi piaccia in particolare. Assolutamente no. Non ho grandi slanci verso qualcosa. Il mio piatto preferito è questa cosa. Tutta cosa. Mi piace la pizza. Mi piace pane con sale, ma non c'è qualcosa che io mangio con più slanci rispetto alle altre cose. Non si parla con la bocca piena. Oh, devo dire che da un po' di tempo che sto ricevendo taralli da tutte le parti della Puglia. Ho i miei taralli preferiti e quindi ho la mia provincia preferita per quel che riguarda taralli. Il piatto che riguarda la tua infanzia. Allora, io ho passato la mia infanzia con i nonni. Io vivevo proprio a casa con i nonni, io e mio fratello. Io questa cosa l'ho detta sempre, ma anche in Annalisa Superstar. Io sono molto influenzata da tanti ricordi che ho di nonna, ma perché nonna è stata una figura potentissima nella mia vita. Ancora oggi io compro certi detersivi perché per esempio li comprava nonna e l'odore mi ricorda lei. Quindi è ovvio che io abbia dei piatti che mi ricordano l'infanzia, uno in particolare la pasta con i tenerumi, che io ho condiviso un po' di tempo fa. Sai perché questa pasta con i tenerumi? Io ogni volta che la preparo o vedo i tenerumi o li vedo al supermercato così, penso sempre a quando tornavo da scuola accaldata, proprio le presente quando torni a ora di pranzo verso le 13:30 così, 13:40, che becchi proprio il caldo. Poi io sono palermitana, quindi beccavo proprio il caldo, arrivavo a casa di nonna sudata, morta di caldo, e c'era quel piatto di minestra fumante. C'era proprio il fumo, bello bollente. E la frase di mia nonna era: ho fatto la pasta con i tenerumi, così ti rinfreschi. Beh, io ad oggi penso a sta frase e dico, mi rinfrescavo. Io ho detto, ma che caldo, perché è un piatto prettamente estivo. Però io andando a scuola fino a giugno, già verso fine maggio cominciavano i primi tenerumi, e nonna faceva questa pasta con i tenerumi. Quindi la pasta con i tenerumi è una cosa che è nella mia mente. Ho ancora il retrogusto dei taragli. Dolce o salato? Senza ombra di dubbio salato, ma perché io non sono un'appassionata di dolci. Anzi, dico di più, secondo me i dolci, quelli della pasticceria, non sono molto buoni. Cioè io li trovo veramente bellissimi, io li guardo perché sono belli, però non li trovo buoni, li trovo eccessivi, ma veramente troppo troppo dolci. Però diciamo che in linea generale è proprio una questione di gusto e palato. A me piacciono moltissimo i salati, tantissimo, pure troppo, guarda. Tre ingredienti che non mancano nel tuo frigo. Nel mio frigo non mancano uova, assolutamente no, non devono mancare, no, assolutamente no, cioè sì, ci sono, non devono mancare le uova, perché io mangio molti bianchi d'uovo, spesso compro il brick di albumi oppure prendo proprio le uova. Non mancano i limoni, perché io li tengo in frigorifero i limoni, non chiedermi perché, ma io tengo, non lo so se è giusto che io li tenga in frigorifero. Allora, il fatto è questo: a me il limone piace freddo. Non lo so, fissazioni stupide, non so che dirti. Li tengo in frigorifero perché mi piace freddo il limone. Boh, lo so. Mi sembra pure che si preservino meglio. Vabbè, comunque i limoni non mancano nel mio frigorifero, che mi piacciono. Poi sai, ci sono periodi in cui io ho voglia di qualche cosa di diverso da bere, perché io bevo acqua di base, no? Quindi preparo delle bottiglie di acqua aromatizzata. Ti ricordi che quest'estate, ti metto il link qui, ho fatto tipo una specie di bibita aromatizzata. Ecco, io preparo queste ogni tanto, una bottiglia tipo da 750 ml di acqua aromatizzata, perché certe volte ho proprio voglia di cambiare un pochettino gusto, ma così è proprio sfizio, cose di sfizio, ecco. E quindi spesso e volentieri c'è una bottiglia di acqua aromatizzata in frigorifero che io bevo. Attrezzo da cucina che utilizzi più spesso? Attrezzo da cucina che utilizzo più spesso, il bollitore. L'ho mostrato nel video degli indispensabili in cucina. Obiettivamente è uno di quegli elettrodomestici che io ho lì, lo sto guardando, cioè proprio
ci tengo proprio la spina attaccata. Ma per una tisana, per qualche cosa, lo tengo sempre a disposizione. Anche perché considera che io spesso magari, ecco, la domenica oppure il sabato pomeriggio preparo i pasti fino a mercoledì, giovedì per pranzo. E quindi certe volte, ecco, riscaldo un goccino, un po' di acqua calda, aggiungo questo filo d'acqua calda e in 2 minuti io sto pranzando, cenando. Oppure anche per Lois e Priscilla, perché io preparo le pappe per loro e quindi poi le metto nella loro padellina, un filo di acqua bollente e veramente in niente, siamo tutti a tavola in questa casa, ecco. Per me il bollitore è essenziale, è fondamentale. So che per molti è il microonde, sai che io non ce l'ho il microonde, ma non lo uso nello stanzino, io non lo uso il microonde, non ho tutti questi slanci verso il microonde, chissà perché. Qua sta per entrare in gioco la mia disinvoltura. Hai mai usato la cucina per conquistare? Io e la mia disinvoltura? No. No. Ma tu dici che sarebbe opportuno, nel mio caso un uomo, distruggere lo stomaco di qualcuno per poi dargli il colpo di grazia e dire te amo, tu mi ami, quello fa... Sì. A che età hai cominciato a cucinare? Allora, io ho cominciato a cucinare veramente molto piccola, perché sin da bambina, io dicevo prima, ero con i nonni, no? Allora, nonna si faceva aiutare. Io mi ricordo il pulivo l'aglio, per esempio, che non è cucinare, ma io ti sto parlando tipo 7 anni, così, mi faceva pulire la verdura, mi faceva pulire i fagioli, i piselli, le fa chili e chili e chili e chili di fave. Io ho l'incubo, tu sai che io non compro fave perché odio pulire le fave, ma secondo me perché ho proprio questo retaggio, questo ricordo di quando ero bambina con le fave. No, mai più fave nella mia vita. Ufficialmente ho cominciato a cucinare pure per altri verso gli 11-12 anni, per necessità, non tanto perché volessi farlo, però siccome è una cosa che mi è sempre piaciuta fare, io me lo ricordo ancora. Se vuoi mi ricordo, ma mia madre secondo me se lo ricorda pure, la pasta col tonno, cioè la prima volta che ho cucinato per la mia famiglia, ma perché c'ero io, dovevo cucinare io, punto, così funzionava, no? Io ho preparato la pasta col tonno, e quindi pasta col tonno, pasta col tonno è una lattina di pelato. Bene, se n'è andato il sole, ora divento grigia. Cucini piatti tipici della tua tradizione? Assolutamente sì, assolutamente sì, e non vedo perché non farlo. Mi piace, lo sai perché? Quando ho tenuto io uno speech che è stato molto interessante secondo me, che si intitolava International by Palermo, quindi un piccolissimo incontro in cui ho parlato dell'internazionalità di Palermo, nel senso che questo canale ha tanti tratti internazionali che non sto qua a spiegare, ma ci sono, però di base c'è sempre un sottofondo e una linea unica che è Palermo, perché io sono molto legata ai nostri ingredienti, alla nostra tradizione, un po' perché, lo ripeterò ancora per altre 1000 volte, io ho nella mente, nel naso e negli occhi la cucina di nonna, che era una cucina palermitana, quindi per me è normale acquistare, ora ci vuole di nuovo, i tenerumi, comprare la scarola e fare la pasta con la scarola, oppure nel mio caso una minestra perché non metto la pasta, la minestra con la scarola e mettere i pezzi di formaggio come li metteva nonna. Per me sono normali certe cose e non ti nascondo che mi piace anche molto condividere, per cui ogni tanto intercalo dei video dove in realtà io utilizzo spesso e volentieri delle materie prime siciliane o palermitane direttamente. Comunque intercalo i miei video con dei video prettamente palermitani, perché seguire le tradizioni culinarie di un luogo secondo me è straordinario, perché il cibo è cultura e quindi è molto bello condividere questi. Quando ho fatto i pupi con l'ova, per esempio, un sfincione, queste cose così. Ultimo piatto che hai cucinato? Ultimo piatto, ho preparato la pappa alla Lois e Priscilla. Ultimo piatto che ho cucinato, ho preparato per me della platessa, l'ho scottata così in padella, gli ho messo 2 capperi, 2 pomodorini, niente di particolare, no, della platessa, cioè semplice, l'ho fatta scongelare, ho fatto riscaldare la padella, prima ho messo i pomodorini e li ho fatto perdere un pochettino d'acquetta, che li ho schiacciati con la forchetta, poi ho messo la platessa e i capperi, girato, saltato e mangiato, platessa. Descrivi con un aggettivo cos'è cucinare per te. Allora, in realtà più che un aggettivo è un sostantivo e quindi non va bene, perché mi avete in mente subito casa, cucinare è casa, però vogliono un aggettivo, vogliono però, è interrogazione.
Senti, guarda, facciamo passare da sostantivo ad aggettivo la parola casa, perché continuo a pensare a cose che riguardano la casa, perché per me cucinare è casa. Allora, ti spiego cosa intendo dire con casa. A me capita di cucinare pure non a casa mia, tu dici perché dovevo cucinare? È capitato più in passato perché adesso hanno tutti quanti bambini e quindi non abbiamo più il tenore che c'era prima. Io con le mie amiche non c'è più quello che c'è stato fino a qualche anno fa, prima che avessero bambini tutti quanti. Però capitava che o venissero qua oppure io dalle mie amiche capitava di cucinare insieme. Ed è proprio il concetto di casa, tutto quello che gira attorno a casa, l'avere la confidenza di aprire il frigorifero e prendere dal frigorifero quello che serve. È ovvio che a casa tua fai quel che ti pare, via discorrendo, ma è pure bello condividere questi momenti con degli amici e cucinare insieme agli amici e non avere soltanto una persona che cucina. A me piace quando qualcuno a casa mia apre il frigo e prende una bottiglia d'acqua e non mi chiede il permesso: posso prendere l'acqua? Prenditi l'acqua, prendi il bicchiere e bevi l'acqua. A me piace perché mi sa proprio di casa, e cucinare per me ha questo concetto proprio di stare insieme, non soltanto di cibarsi, non soltanto di mangiare per mangiare, ma è mangiare per godere del cibo quando sono sola, oppure godere della compagnia di qualcun altro quando cucino per qualcun altro. E mi piace anche cucinare con altri, a dire: guarda, io faccio questo, tu fai l'insalata. A me piace tanto quando cuciniamo insieme, non lo so, una cosa mi piace tanto. Spero che questo video ti sia piaciuto, non dimenticare di lasciare un pollice in su se vuoi aiutare il mio canale a crescere. Promesso, promesso, dopodomani video ricetta. Merenda siciliana, a proposito della tradizione che mia nonna preparava più a mio fratello, non tanto a me, perché a me non ha mai fatto impazzire più di tanto, ma i bambini palermitani continuano a mangiarlo. Facilissima, velocissima, adatta a tutti, e ovviamente ti do pure le alternative vegetali. Ci vediamo dopodomani con la video ricetta della merenda dei bambini palermitani. Ciao.